Ragazze, ciao a tutte. Allora, oggi vi volevo mostrare come creare qualsiasi tipo di acrigel colorato con dentro brillantini senza bisogno di andarlo a comprare. Per esempio, Passione Unghie ha fatto un acrigel che, se non sbaglio, è Cover Glitter, adesso non voglio dire una cavolata. E se noi abbiamo semplicemente il cipria o il rosa, possiamo crearlo noi semplicemente aggiungendo dei micro glitter. Idem possiamo farlo creandolo colorato o con dentro semplici glitter. Allora, io userò la carta della Nail Form, che tanto qua è di plastica. Allora, se dovete farlo colorato, vi consiglio di usare una base bianca, perché se lo usate trasparente risulterà effetto vetro. Quindi vi faccio vedere prima come fare l'effetto con l'acrigel colorato. Semplicemente andiamo a prelevare la quantità che ci interessa, dipende da quanto ne dobbiamo fare. Lo preleviamo, lo posizioniamo qua. Questo lo sposto. E possiamo scegliere il colore che vogliamo. Non lo so, prendo qualcuno a caso, il Petit Rose, questo è il Bubblegum, non lo so, oggi lo faccio con il G54, il Fuchsia Flash per esempio. Prendiamo un po' di colore e lo mescoliamo insieme all'acrigel. E voilà. È uscito il nostro acrigel colorato. Possiamo ancora aggiungere colore se vogliamo. E così lo possiamo fare con qualsiasi gel color che abbiamo. Però ripeto, per farlo colorato è meglio che voi scegliate l'acrigel bianco, perché così diventerà coprente. Adesso lo andiamo a mettere su una tip, così vi mostro anche che si lavora bene. Mettiamo il liquido nel bicchierino. Voilà. Lo preleviamo. Questo lo sposto prima che faccio danni. Ok. Pulisco la palettina che puntualmente mi finisce, sennò sui capelli. Intingo il pennello. Inizio a lavorarlo. Si possono fare coperture, si possono fare baby boomer, quindi colorati. Con l'acrigel possiamo andare a creare anche dei fiorellini, quindi abbiamo già, vogliamo fare un fiorellino abbinato a tutto il colore che abbiamo sul resto delle unghie, possiamo crearlo noi. Si lavora benissimo, non crea problemi. Io ho già provato, prima di mostrarvelo. Eccolo qua. Lo mettiamo in lampada a 60 secondi. E nel frattempo vi mostro invece come fare per esempio con l'acrigel vetro. Possiamo realizzare un bel effetto brillantinato, quindi possiamo scegliere i brillantini che più ci piacciono, quelli che vogliamo usare.
Si potrebbe fare anche al posto, molte vedo che usano l'acrilico, però l'acrilico puzza tanto per via del monomero. Quindi in questo caso, senza bisogno dell'acrilico, che puzza veramente tanto, possiamo crearlo noi. Quindi, fogliettino, prelevo la mia quantità di acrigel che mi interessa, la deposito sul foglio e anche in questo caso scelgo i brillantini che voglio. Per esempio possiamo utilizzare qualsiasi brillantino che noi vogliamo, questo. Oggi vado di verde, uso questi. Se metto a fuoco, ok. Per esempio metto dentro questi. Quindi con la spatolina ne prelevo un po' e li metto nell'acrigel. Li mischio in modo che entrano tutti. E abbiamo fatto, adesso lo vedete opaco, quando poi andremo a mettere il lucido risalteranno tutti in rilievo le pagliette che abbiamo inserito. Quindi, altra tip, così ve la mostro. Magari la prendo trasparente questa volta, applico il prodotto sposto i brillantini e lo lavoriamo come prima. Quindi pulisco sempre la palettina, che sennò prendiamo l'acrigel solution, immergiamo il pennellino e anche qui lo andiamo a lavorare. Potete veramente metterci quello che volete, magari anche un modo per riutilizzare, che passione unghie molte volte dai omaggini, non sapete come usarli, questo è un bel metodo per riutilizzare per esempio gli omaggini che danno. O avete tanti brillantini ma non li usate mai, è un buon metodo per riutilizzarli. Se c'è l'eccesso di prodotto lo togliamo. E esce un bellissimo effetto sottovetro così. Insomma, potete veramente fare tante cose. Senza, appunto, vi dicevo, andare a comprare magari ogni tonalità. Voi cercate una tonalità di acrigel, magari nude, un nude particolare che non trovate, ma come colore magari lo avete, il problema è risolto. Prendete il vostro bianco, gli mettete dentro il colore, per esempio faccio un esempio, gli mettete dentro Sofia di Passione Unghie, perché è un colore nude che vi piace, e avete fatto. Anche questa è lampada a 60 secondi. Intanto l'altro ha finito, ve lo mostro, adesso lo sigilliamo insieme. Mi raccomando, pulite bene il pennellino prima di riporlo. Magari giriamo questa che è tutta sporca. Ok, adesso andiamo a sigillare, così vi mostro anche l'effetto. Qua ho usato il G54 che è Fuchsia Flash. Andiamo a sigillare. Potete veramente usare qualsiasi colore voi volete. Andiamo in lampada.
è facile, ci vuole poco. Voilà, che adesso sigilliamo anche questa. Questa andrebbe limata, però, ragazze, perché si sa che la struttura sempre perfetta non viene, quindi la limate, poi come di consueto buffer lucido e viene questo bellissimo effetto. Potete scegliere il glitter che volete, anche questa in lampada. Eccola qui finita. Quindi ragazze, senza bisogno che andate a comprare qualsiasi tipo di acre gel di tonalità magari diverse, potete benissimo crearvelo voi con i colori che avete. Ripeto, se volete fare un acre gel colorato, vi consiglio di usare di base un acre gel bianco, perché altrimenti verranno effetto vetro. Se invece il vostro scopo è proprio quello di ottenere un colore effetto vetro, vi consiglio allora di utilizzare il trasparente, un acre gel trasparente in questo caso, o quello vetro in barattolino. E niente ragazze, questo video finisce qui, era solo per mostrarvi che potete veramente realizzare quello che volete, basta avere semplicemente un acre gel trasparente e un acre gel bianco e si risparmiano davvero molti soldi. Io vi ringrazio per avermi seguito, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti e ci vediamo al prossimo. Ciao!